Avete presente quando comprate la zucca e non sa di niente? Cioè tipo il 95% delle volte, di che sa? Di cetriolo, non sa di niente. Oggi ho la ricetta per risolvere questo problema. Ciao picciotti! Oggi zucca in agrodolce alla palermitana. Facciamo siciliana, così siamo tutti d'accordo. Ricetta molto buona. Come dicevo, la zucca non sa di molto, però questa in agrodolce, anche perché viene fritta, insomma, viene molto buona. Quindi vediamo cosa serve e iniziamo con questa ricetta, che non ho capito se è un antipasto o un contorno. Fate voi. Colazione, non lo so. Per un chilo di zucca avremo bisogno di 80 g di aceto di vino bianco o di mele, 30 g di zucchero semolato, 3 spicchi d'aglio e della menta fresca. Con un cucchiaio rimuovo i semi. Questi semi li potete piantare e niente, poi buttate tutte cose perché non cresce mai niente. Adesso la sciacquo sotto l'acqua e torno subito. Lavasciuga umida, rosa shocking, così il tagliere non si muove, si muove tutto il resto, però vabbè. Zucca. Allora, solitamente si taglia a trapezzi, quindi io inizio da qui, vado tagliando delle fette e poi man mano la vado sbucciando, perché è un po' una rottura di scatole, sbucciarla così non viene molto bene. Quindi io direi, la taglio a metà. Oh! E poi di nuovo a metà. Certo, ogni zucca poi ha la propria forma, però più o meno. Il grosso magari glielo levo. Ci sto potendo un taglia. Per i nordici, questo coltello non taglia. Ce n'è nordici in questo canale. Amici nordici, fatevi sentire. Commentate se siete nordici. Ma non siciliani che state al nord, perché non vale in quel caso. Un centimetro. Così. Ok, adesso che brio, la vado pulendo. Vedi, perché poi c'ha tutte queste curve, queste curvette. Uno non vuole buttare troppa polpa, questo è. Buona. Non sa di niente la zucca. Cioè, che così questa preparazione diventa buonissima. Però di base sa di acqua. Forse l'acqua è più gustosa. Aggiungo un po' di sale ora, così lo distribuisco meglio. A che ci siamo? Ci schiacciamo l'aglio con un coltello, così, perché lo useremo in camicia, lo schicchiamo tutto, piano. Ecco, non c'è bisogno di troppa violenza. Siamo pronti per friggere, sì, perché in realtà sono fritte nell'olio queste zucche. Olio in una padella, tanto olio. Gli spicchietti d'aglio e aspettiamo che si alzi la temperatura dell'olio. Nel frattempo in un pentolino aggiungo l'aceto e lo zucchero e porta a bollore. Una volta che l'olio è caldo, inizio a friggere la zucca. Sposto l'aglio, lo posiziono sui pezzi di zucca, in questo modo non si brucia. Un po' di pepe. Cambio di pinza, perché quella è tutta per la pressa. Vedete, deve avere questo colore, deve essere caramellata quasi. Uno spicchietto d'aglio lo prendo e lo metto insieme all'aceto e lo zucchero. Appena avranno raggiunto la giusta colorazione da entrambi i lati, trasferisco le fette di zucca in una pirofila. Meglio una pirofila, comunque sia un piatto con i bordi alti, perché poi dovremmo andare ad aggiungere il nostro agrodolce. Ok picciotti, la zucca è pronta. Quindi importante, temperatura abbastanza alta dell'olio. Così fanno la crosta e non stracuociono, perché poi diventa, se no, tutta la chiotta spatta. Adesso io direi di fare la prova dell'assaggio. Anche se queste più riposano, più diventano buone, perché si insaporiscono. Però vabbè, non è che possiamo aspettare. Quindi procedo all'assaggio. Certi l'agrodolce dà quella spinta in più, cioè la rende veramente buona. Io ne mangio l'ultima e vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanella, seguirmi su Instagram, su tutti i miei social, dove volete. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!